L'europeo di calcio a 5 per atleti con sindrome di Down è entrato nel vivo al Pala di Vittorio di Terni, città fulcro di questa manifestazione inserita nel progetto Contropiede. Le selezioni di Italia, Portogallo e Turchia si sono ritrovate per la prima giornata di gare. A fare gli onori di casa prima del calcio d'inizio dell'evento l'assessore allo sport del comune di Terni, Elena Proietti, alla quale si sono uniti i saluti del presidente della FIFS, Futsal International Federation for Down Syndrome, Alberto Costa Pereira, e del CEO della SATS, Sport Union for Athletes with Down Syndrome, Geoff Smedley, che ha ufficialmente aperto la manifestazione. Let the competition begin. Il pubblico presente proveniente dalle scuole del territorio è stato riscaldato dalle esibizioni proposte da Studio 1, che hanno costituito il prologo all'esordio degli azzurri, campioni del mondo in carica ma subito messi a dura prova da due nazionali in grande crescita come Portogallo e Turchia. L'esordio dell'Italia avviene contro i lusitani, che senza timore reverenziale si portano sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Moraes, che al settimo realizza con un tap-in sotto misura e al tredicesimo con un tiro di punta. Dopo il palo colpito da Nelson Silva arriva la reazione dei ragazzi di Mr. Oldani, che prima con Piggio, in casacca celeste in quanto mosaico, mettono in difficoltà Lobo, per poi trafiggerlo con Pugliese a un minuto dall'intervallo, bravo ad attaccare il primo palo e fortunato a trovare il varco giusto tra le gambe di Pires. Ma a inizio ripresa il capitano portoghese si rifarà con gli interessi, siglando in 8 minuti una doppietta che rimetterà i suoi a distanza di sicurezza, rispedendo al mittente i tentativi di accorciare il risultato ad opera di Pugliese e di Piggio. Al nono poi Gonsalves trova il quinto gol che mette in ghiaccio il risultato nonostante la reazione griffata ancora pugliese, con il centravanti napoletano che trova due gol che gli valgono la personale tripletta. Il secondo in particolare è una rete straordinaria, ma che non riesce a riaprire di fatto il match. Nella seconda gara di giornata Capitan, Messina e compagni affrontano la Turchia e anche in questa circostanza l'avvio di partita sorride agli avversari, che nel corso del primo minuto passano in vantaggio con la rete di Kogak, bravo a concludere la veemente pressione di squadra. L'Italia reagisce subito ma il tiro di Simoni viene parato, poi al rientro dal timeout arriva la seconda doccia gelata, con il tiro di Topaloglu deviato che batte migliore. La Turchia continua a spingere trovando il terzo gol mentre l'Italia non riesce ad affondare il colpo almeno fino al 17esimo, quando Piggio sigla la prima rete per gli azzurri che, come nella gara con il Portogallo, sbandano subito in avvio di ripresa. Al terzo arriva il 4-1 di Oragji a cui risponde Sfreddo dopo 2 minuti con un bel diagonale che vale il 4-2. Risultato che nei restanti 15 minuti non cambierà più nonostante le tante occasioni costruite sia dalla Turchia che dalla nostra nazionale. Un'Italia che già da domani sarà chiamata ad una grande prova di orgoglio nelle gare di ritorno con Portogallo e Turchia, per tentare di riscrivere il copione di una finale, quella del 15 novembre, che sembra aver già scelto protagonisti differenti dai campioni del mondo in carica.